Giunto alla sua seconda edizione, il Naviganti Basket Festival, quest'anno a San Vito, inizia domani e si conclude il 25 di giugno, domenica. È un festival nato per volontà di Cantiere 7, che è una realtà già presente a San Vito da molti anni, con un altro festival che è il Sicilia Ambiente, giunto alla 15ª edizione. Il direttore artistico Riccardo Strano è l'incredibile partecipazione e sostegno dei volontari e delle volontarie che lo rendono possibile. Un festival che è già cresciuto tanto per essere solo alla seconda edizione, quest'anno ospiterà anche due compagnie internazionali, le Wise Fall e il Circo Atope, compagnia una belga e una argentina, e poi grandi artisti locali come Circo Ramingo, Giorgioliere, Gianmarco Amato e la Brigata Totem. Con, devo dire, degli spettacoli sicuramente molto interessanti e innovativi. Giorgioliere ha una giocoleria sperimentale molto interessante, Brigata Totem alla Pertica e tanto altro. Perché venire a San Vito? Ma, San Vito è sicuramente una località interessante, ha grande attrattiva turistica. Pensavamo che fosse utile poter portare anche da questo lato della Sicilia, in una fascia estiva, il circo di strada, il circo contemporaneo, un po' ovviamente è nato anche per volontà, di Cantiere 7, che è già presente sul territorio e che si impegna a portare un'offerta culturale sempre diversa e sempre variegata. L'utenza turistica sanvitese è varia, è ampia, non è solo locale ma internazionale, e sicuramente lo spettacolo di Circo di Strada è ben accetto, ben accolto, è visto bene e dà un posizionamento europeo a San Vito in qualche modo. Il nostro festival è totalmente gratuito, quindi non ci sono biglietti da comprare e questo lo rende fortemente sostenibile e accessibile. Abbiamo un info point a Piazza Santuario, che è la piazza principale di San Vito Lo Capo, dove è possibile prendere tutto il materiale informativo, le piazze e la mappa delle piazze. Siamo presenti su social, sulle nostre pagine social e Instagram, dove ci sono tutte le informazioni e la mail di contatto, gli orari degli spettacoli e le piazze.